Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video riprendiamo il discorso delle API SmartThings e proviamo a integrare la mia Samsung Smart TV in OpenHub utilizzando le chiamate di esempio che abbiamo fatto nel video precedente e quindi andremo a creare degli item che mappano delle caratteristiche della TV sia in lettura che in scrittura. Per fare questo utilizziamo l'HTTP binding nativo di OpenHub che permette di creare things e channel che effettuano chiamate API da OpenHub. Andiamo a vedere come si fa. Per prima cosa andiamo a vedere se l'HTTP binding è già installato nel nostro sistema, perché potrebbe essere già installato in quanto è uno dei binding, diciamo, più comuni, però andiamo a verificare. Quindi dobbiamo andare sull'addon store, perché è la versione 4.1, altrimenti bisogna andare nei settings addon. E poi per comodità lo cerchiamo, quindi cerchiamo l'HTTP e vedete che è già installato da me perché ho remove. Se non fosse installato, semplicemente bisogna cliccare su install. Come configurazione non ha nulla l'addon a livello generico, se non il livello di log che io normalmente metto su Trace quando inizio a usare un binding. In questo modo sul file di log mi vengono loggate tante informazioni che mi permettono eventualmente di andare a ricercare dei malfunzionamenti, se no normalmente si mette su info. Quindi lo lascio su Trace, salvo. A questo punto, dopo aver appurato che abbiamo l'addon installato, andiamo a creare una think. Come tipo di think mettiamo l'HTTP binding, abbiamo una sola scelta. Io questa think la voglio usare come mappatura della mia TV, quindi la chiamerò TV soggiorno. Location mettiamo soggiorno e poi guardiamo le proprietà avanzate e la più importante di queste è il base URL. Siccome io voglio mappare la mia TV, come base URL metterò l'URL delle API SmartThings, che mappano il device ID relativo al mio TV. Riprendiamo Postman così vediamo, facciamo un piccolo ripasso, comunque tutte le API SmartThings, a parte quella che elenca i device, hanno parte dell'URL e l'identificativo della mia TV. Quindi sia per inviare comandi che per ricevere informazioni, tutti gli URL praticamente partono in questo modo. Poi, in base al tipo di comando o al tipo di informazione che si vuole ricevere, l'URL si completa aggiungendo dei vari pezzi, però la prima parte rimane identica. Praticamente questa parte di URL qua mappa la mia TV sull'API SmartThings, quindi io prenderei questo URL e lo metterei come base URL della mia think. Saranno poi i canali che creeremo su questa think che differenzieranno le azioni che voglio fare o le informazioni che voglio recuperare. Comunque dopo lo vediamo. Tempo di aggiornamento è praticamente il tempo che passa tra una chiamata e l'altra, perché cosa fa OpenHub? Fa un loop di chiamate intervallate da questo tempo di aggiornamento per ottenere le informazioni aggiornate. Quindi se per dire io cambio canale alla TV, entro 30 secondi riceverò questa informazione su OpenHub. Quindi più è alto questo tempo di aggiornamento, meno chiamate API si fanno, però più può essere in ritardo l'informazione recuperata. Quindi io questo qua lo metterei a 5 secondi. Timeout lasciamo il ritardo, lasciamo tutto il resto. Nome utente e password non le mettiamo perché noi non utilizziamo la basic authentication sull'API SmartThings, ma andiamo ad utilizzare il token bearer, che se vi ricordate nel video precedente, in ogni chiamata che facevamo verso l'API SmartThings, andavamo a mettere questo bearer token. Questo bearer token non è nient'altro che un header aggiunto alla richiesta HTTP. Quindi non sono username e password da passare in basic authentication, ma bisogna passare un'autenticazione tipo bearer token nell'header. Qui lasciamo autenticazione basic, ma se lasciamo nome utente e password blank non succede nulla da questo punto di vista. Poi il metodo stato lasciamo get, perché praticamente è il metodo HTTP che viene utilizzato da questo binding per fare le richieste di recupero delle informazioni. Quindi se torniamo sul nostro Postman, sono le varie get che facevamo per ottenere le informazioni su determinati componenti del device sull'API SmartThings. Il metodo di comando invece è quando noi vogliamo inviare un comando verso il dispositivo, in questo caso la TV.
Nel nostro caso dobbiamo mettere post, perché torniamo sempre su Postman. Questa è l'API di invio dei comandi e deve essere una post. Ovviamente tutte queste informazioni io le ho trovate sulla documentazione dell'API Smartfin che abbiamo visto nel video precedente. Quindi per chi si fosse perso quel video può andare a vederlo per capire come abbiamo strutturato queste chiamate di test. Detto questo, il content type è application JSON, come praticamente tutte le chiamate API che normalmente si fanno su servizi abbastanza recenti. E nelle intestazioni invece dobbiamo andare a mettere leader per gestire l'autenticazione tramite quel famoso token bearer di cui abbiamo parlato prima e soprattutto nel video precedente abbiamo visto come si crea, che permette all'API Smartfin di riconoscerci come un particolare utente, che è lo stesso utente che poi utilizza l'applicativo Smartfin per vedere i propri dispositivi. Quindi qui dentro adesso dobbiamo andare a mettere il leader di autorizzazione. Quindi scriviamo authorization uguale bearer spazio e poi il token di autorizzazione che abbiamo creato sull'app Smartfin e che abbiamo usato per fare le chiamate di test da Postman. Io me l'ero salvato e adesso lo incollo. Ok, a questo punto possiamo creare la nostra Fink. Adesso la cerchiamo, TV soggiorno. Ok, andiamo sui canali e iniziamo la creazione dei canali per recuperare le informazioni e per inviare dei comandi. Facciamo l'esempio di un canale per gestire il canale della TV, gioco di parole tra canali. Quindi creiamo un canale, lo chiamiamo canale TV, l'identificativo possiamo chiamarlo CH canale TV, canale soggiorno TV, così è più identificato. Facciamo così, soggiorno TV canale, così se li chiamo tutti così sono tutti vicini come nome. E il canale è un numero, quindi lo mettiamo come number. Guardiamo le proprietà avanzate. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a dirgli che tipo di API dobbiamo invocare a partire dal base URL e come dobbiamo trattare il risultato che ci viene restituito. Quindi per adesso concentriamoci solo sul recupero dell'informazione del canale della TV. Quindi giusto per capirci dobbiamo andare a mappare su OpenHub questo tipo di chiamata. La chiamata col classico base URL dove c'è il device ID della TV, poi components, il nome del componente che sarà sempre main nel nostro caso perché ne abbiamo uno solo, capabilities, TV channel che è il nome della proprietà e status che è il nome dell'informazione che vogliamo recuperare dalla proprietà. Quindi se io invoco questa get dovrei ottenere le informazioni. Quindi in questo momento il mio canale è il 506 e abbiamo anche la descrizione Italia 1 HD. Probabilmente questo è l'ultimo canale che ha avuto la TV quando era accesa, perché se guardate il timestamp è più vecchio rispetto ad adesso. Adesso noi siamo al 13 gennaio, questo è del 12 gennaio. Quindi probabilmente la TV oggi è stata tutto il giorno spenta e l'ultimo canale che aveva era questo, il 506, anche perché questa informazione non ce la sta dando direttamente la TV, ma ce la sta dando il cloud Smartfin. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è prendere la parte di URL oltre il base URL che abbiamo settato sulla Fink. Questo lo andiamo a mettere in estensione stato URL. Ricordatevi che tutto ciò che è stato vuol dire recupero dell'informazione. Quindi questo è il mio è la mia estensione dell'URL rispetto al base URL. Adesso dobbiamo concentrarci sulla trasformazione stato, che vuol dire io devo ottenere un numero che è il mio canale della TV. Il mio numero ce l'ho in questa particolare proprietà del JSON. Quindi io devo usare una trasformazione OpenHub per far sì che quando OpenHub riceve tutto questo payload come restituzione di questa chiamata get, lui sappia che per ottenere il canale deve navigare il JSON, andare in questa proprietà, in quest'altra proprietà e prenderne il valore. Questa trasformazione l'abbiamo già usata in altri casi ed è la JSON path transformation che permette appunto di navigare un payload JSON. Come si usa?
andiamo a vedere. Allora, noi dobbiamo navigare TV channel e value. Quindi la JSON path si usa scrivendo JSON path due punti dollaro punto il nome della proprietà dollaro punto dollaro identifica la root del JSON punto l'altra proprietà che dobbiamo navigare, che è TV channel, ce lo copiamo, punto value, così in teoria lui dovrebbe recuperarmi il valore del canale. Modalità lettura scrittura, lasciamo lettura scrittura perché poi utilizzeremo questo canale anche per cambiare canale sulla TV. Creiamo il nostro canale. Adesso possiamo aggiungere l'item, anzi il point, perché lo inseriamo in una struttura gerarchica. Quindi andiamo ad aggiungere il point che mi permette di avere a disposizione il canale della TV. Quindi aggiungiamo il point, scegliamo l'equipment della TV, che se non sbaglio, TV, vediamo se ce l'ho, dovrei averla lasciata da tutte le prove che avevo fatto relative al binding Samsung ufficiale. Infatti c'è TV soggiorno, quindi la scelgo. Poi vado sui point, quindi scelgo il canale, l'unico canale che ho creato al momento sulla Fing. Per adesso gli lascio il nome che ha già, non sto lì a impazzire per scegliere un nome sensato, tanto questo è un esempio. Lascio la label corretta, come tipo lascio number perché l'ho identificato dal canale. Categoria non mettiamo niente, semantic class, per adesso lasciamo tutto così, tanto sono solo degli esempi. E aggiungiamo il modello. Ecco che vedete che l'item si è già aggiornato con il valore del canale della TV. Quindi sia l'URL, l'estensione URL, il base URL, l'estensione URL e la transformation funzionano. Solo una nota, la JSON path transformation potrebbe essere non installata sul vostro setup, quindi bisogna andare semplicemente a verificare che effettivamente, sempre nel nostro add-on store, dovrebbe essere in other. Vediamo se è in other, persistence, transformation. Ecco, JSON path transformation deve essere installata, altrimenti non funziona. Passiamo adesso a vedere come inviare comandi alla TV utilizzando sempre il canale agganciato al programma, al canale numerico della TV, per impostare anche l'invio dei comandi. Quindi torniamo sulla nostra Fing, andiamo sui canali, entriamo sul nostro canale legato alla TV, al canale TV, lo configuriamo e andiamo adesso a completare la configurazione utilizzando la parte dei comandi. Quindi iniziamo dall'estensione dell'URL che, andando sempre a vedere il nostro postman dove abbiamo gli esempi, dobbiamo passare al post execute, dobbiamo semplicemente aggiungere commands al base URL. Quindi aggiungiamo commands e poi dobbiamo fare la trasformazione dei comandi. In questo caso è una cosa leggermente diversa perché, sempre guardando su Postman l'esempio, il comando che dobbiamo inviare è un payload JSON, cosa che nativamente non è supportata da OpenHAB, ma per ottenere un invio di questo genere dobbiamo utilizzare le transformation. In particolare andremo ad utilizzare una JavaScript transformation, quindi scriveremo del codice JavaScript ad hoc per trasformare il valore numerico del canale in questo payload. Adesso non è precisamente questo, perché questo è il payload per l'invio del spegnimento della TV, ma noi dovremmo scrivere un payload dove la mia capability è il TV channel, il comando è set TV channel e l'argument è il canale, quindi ad esempio 501. Inviando questo payload la TV dovrebbe passare al canale 501. 501 sarà il valore presente sul canale, quindi è che verrà impostato tramite l'item che abbiamo linkato. Quindi l'utente andrà a selezionare un canale, vedremo poi l'interfaccia che faremo, come la faremo. Comunque l'utente in qualche modo selezionerà il canale. Questo canale numerico verrà trasformato in questo payload tramite la JavaScript transformation. La JavaScript transformation non è nient'altro che un file.js messo in una cartella specifica della cartella di configurazione di OpenHAB, che è TC OpenHAB. Quindi apriamo il Visual Studio Code sulla cartella di configurazione di OpenHAB. Io adesso il file l'ho già creato. Comunque va messo nella cartella transform. Deve essere un file di estensione .js, quindi che indica JavaScript.
il nome può essere quello che vogliamo, l'importante è che poi lo andiamo a referenziare quando scriveremo la transformation nel nostro canale. E questo è il codice che ho scritto. Praticamente la mia transformation lavora su tre input. Uno è input, che è il valore del canale, quindi il numero del programma TV che devo impostare. Cap è il nome della capability e CMD è il nome del comando. L'ho fatta così per renderla utilizzabile per più tipologie di comando. Quindi questa transformation può essere utilizzata per qualunque comando noi vogliamo inviare a SmartThings. Praticamente questa funzione prende appunto in input questi tre valori, che poi vedremo come li passiamo da OpenHub, e cosa fa? Crea un oggetto JSON con la struttura che abbiamo visto prima nel Postman e va a mettere nella capability il valore contenuto in cap, quindi che gli passerò da OpenHub, stessa cosa per il command, e l'argument sarà il nostro i che mappa input, che quindi è il valore del canale. Facendo un return di stringify trasformo questo oggetto JavaScript in un oggetto JSON. A questo punto questo oggetto JSON viene preso e inviato nella chiamata post HTTP. Quindi una volta scritto questo file, messo nella cartella transform, è direttamente utilizzabile da OpenHub. Io mi copio il nome del file, torno su OpenHub, vado nella trasformazione comandi, che è appunto il punto in cui bisogna trasformare l'input del canale perché venga inviato in un formato diverso verso la mia chiamata HTTP post. Qui andrò a scrivere JS, che è il tipo di transformation, due punti, il nome del file javascript.js, poi punto interrogativo i vari parametri, che erano cap, quindi la capability che è TV channel, mettiamo la C grande, e commerciale, il secondo parametro, che era CMD, uguale set TV channel. A questo punto salviamo e potremmo essere pronti a fare un primo test di invio comando. Bene, allora andiamo sull'item adesso. Siamo sul 506, anche SmartThings, che usiamo per tenere monitorata la TV, mi dice 506, quindi siamo a posto. Ovviamente la TV adesso l'ho accesa. Adesso tramite la console di OpenHub proviamo a cambiare canale. Quindi andiamo sul Raspberry, lanciamo OpenHub CLI console. Ok, e lanciamo il comando OpenHub update, no, send, facciamo il nome dell'item e poi il canale, mettiamo il 501, vediamo cosa succede. Su SmartThings si vede 501. Adesso proviamo a cambiare canale con SmartThings, quindi vado dentro, aumento di un canale e dovrei vedere 502 sul mio item. Ed ecco che è arrivato. Non è stato proprio in tempo reale perché, come detto, ci sono quei 5 secondi di loop, di intervallo nel loop, che potrebbero sfalsare leggermente il tempo reale. Comunque il sistema sta funzionando, quindi OpenHub è riuscito a inviare questo payload JSON nella chiamata HTTP post di commands. A questo punto mi farò una bella configurazione di tutto ciò che riesco a controllare in questo modo per la TV. Quello che non riuscirò a fare con SmartThings proverò a farlo col binding ufficiale e creerò, diciamo, un unico oggetto televisione con i vari item che sono agganciati ai canali di SmartThings o del binding Samsung, in base a quale dei due funziona, in modo tale da avere un oggetto il più possibile completo. Quindi per chi vorrà ci vediamo nel prossimo video, dove vi farò vedere tutto quello che sono riuscito a confezionare, mettendo insieme binding HTTP per le API SmartThings e binding Samsung ufficiale per tutto il resto.